Zanon Ubaldo della grande dell'azienda agricola del Friuli Venezia Giulia, della Zorzettig Bio. Zorzettig. Va bene, scusi. Bio. E della, voglio dire, avete una selezione di vini dei Crew, molto di vini speciali. Colli orientali del Friuli, beh, l'azienda è un'azienda agricola di notevoli dimensioni, circa 120 ettari di vigneto. Ci presentiamo qui al Food and Wine con la linea dei Crew, quindi una produzione di 8 tipologie che deriva dai vigneti più vecchi, quindi con bassissime rese per ettaro e con una grande qualità. Sono 4 bianchi e 4 rossi, per cui il friulano, la ribolla, il sauvignon, il pignolo, il refosco, lo schioppettino, i grandi vini autoctoni dei colli orientali del Friuli. Avete una novità nei vostri vini? Presentiamo una Malvasia quest'anno, per il primo anno, ne abbiamo fatte circa 2000 bottiglie. La particolarità è che deriva da un vigneto le cui vite hanno 80 anni di vita, quindi vecchissimo, e quindi c'è una produzione limitatissima, proprio naturale. Che differenza c'è, io magari da profana, no? Tra l'invecchiamento, quanto è importante per un vino? Per i vini bianchi normalmente non si parla di invecchiamento, al limite di affinamento, anche perché noi non usiamo il legno sui vini bianchi, per cui i nostri vini sono da consumarsi entro 2-3 anni. Per i rossi invece c'è un discorso di invecchiamento, per cui sono vini longevi, soprattutto il pignolo, che può durare anche 5-10 anni. Tanti cari auguri, grazie mille. Grazie a lei.